Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui perché mi piace umiliarmi e quindi ho deciso di farvi vedere un po' delle mie vecchie foto e prendermi per il culo. Tanto per il culo. Scusatemi il look forte, spero lo abbiate apprezzato anche nel vecchio video. Io a volte mi trucco così e ci riesco anche e non mi vergogno, quindi... Direte, ma Gloria, ma che ci frega vedere le tue foto da piccola o le tue foto da giovine o da bimba minchia? Non lo so, non ne ho idea, però vabbè, vi pippate questo video, se vi piace fatemelo sapere, che vi faccio vedere ovviamente altre foto, così mi sputtano ancora di più. Sto per entrare appunto nella mia bellissima galleria delle foto e è un po' che non le guardo, sono sincera, quindi non so neanche che cosa possiamo trovare. Io ho questa memoria esterna di tanti tanti anni fa. E smettila di suonare ogni volta che faccio qualcosa, smettila. Adesso apriamo questa cartella che si chiama Persone e non funziona. Perfetto. Hello darkness, my old friend. Allora, qua avrò avuto sicuramente... Perché? Qua avrò avuto sicuramente 18... Sì, no, avevo le unghie in gel, quindi avrò avuto 18-19 anni. Ma perché? E sto facendo questa posa... Tipo, oh mio Dio, ho fatto le unghie nuove, guardate che belle! Con questa sciarpa fatta dalla mamma di Andrea. Poi avevo questa bellissima maglietta con le stelle, che ai tempi andavano un sacco le stelline, quindi sì, molto figa. E questa faccia tipo da... Oh mio Dio, mi stai fotografando? Notare le sopracciglia poi, ragazzi, sopracciglia fini fini, che ci tenevo a spiluccarmi ogni santo giorno. Che cos'è? Mi sto vergognando tantissimo. Questa faccia direi che potevo risparmiarmela. Ai tempi andavano un sacco le foto con la faccia a buco di culo di gallina, tipo così, o becco di papera. No, ma le sopracciglia, cioè tipo ce le avevo fino alla fine dell'occhio in basso e poi quattro peli. Vedete che ne ho sempre avute poche. Questo trucco tipo da Cleopatra con la sfumatura inesistente. Come potete notare la mia pelle non aveva neanche, vabbè, due o tre brufoletti forse, però questa era la mia pelle quando vi dico che io in realtà non avevo brufoli. E l'attaccatura dei capelli tipo tra un po' mi arrivava fino all'occhio. Vabbè, ancora adesso però facendomi la deco un po' se ne sono andati. Cheese. Oh mio Dio, sono una bad girl con gli occhiali del mio ragazzo. Avevo rubato gli occhiali Ray-Ban. No, in realtà non li avevo rubati, li avevo lasciati a casa mia Andrea. E sì, qua avevo 18-19 anni. Li avevo lasciati a casa mia ed erano, come vedete, più grandi della mia faccia. Però volevo fare una foto da figa e quindi avevo fatto questa foto. E poi l'avevo fatta con un'applicazione che le faceva tipo pop art. E vabbè, vogliamo parlare ancora dell'attaccatura dei capelli? Magnifica! Riprendiamo la stessa posa. Ma io direi di andare a scavare ancora più nel trash e andare proprio indietro nel tempo. Poi invece portavo degli occhiali a stella, non mi ricordo neanche di chi erano. Sempre stessa faccia, posa di buco di culo di gallina, con tutti i ricci. Non erano comunque i miei naturali, però il colore forse di base era il mio naturale. Questi occhialoni a stella, mi sentivo figa, non vedevo niente perché c'erano le asticelle che mi coprivano gli occhi, però... Favola, Gloria, wow! Perché spiegatemi sta foto? Cioè, allora, in questa foto tenevo una scarpina che mi era stata regalata dalla mia amica Giadi. Ciao tesoro. Questa scarpina era talmente bella che io ho voluto farci la foto insieme, ma in una posa tipo quasi da pensatore, no? Con questo make-up molto scuro. Ah sì, perché ai tempi mi truccavo con colori molto scuri, no? E non so perché avevo fatto sta posa. Poi ci si vede anche un Hello Kitty con la bandana. Pensavo, spero che questa foto esca bene, che in futuro non mi piglierà per il culo. Notare sempre l'attaccatura. E questa è tipo, lo so, non so se mi fa ridere o mi fa... Boh, non mi suscita nessuna emozione, però ve la faccio vedere. Qua avevo evidentemente dei problemi di angolazioni. Ah, wow, poi portavo anche gli orecchini a cerchio. Perché avevo fatto sta faccia? Mi piacevano un sacco sti capelli, tra l'altro. Infatti vorrei tornare tipo un castano rossiccio, biondo ramato, così, no? Mi piacevano un sacco. Poi guardate quanto erano lunghi. Guardate la faccia, sembra senza labbra. Poi storta, in bagno, dietro c'era il cesso, me lo ricordo ancora. Perché? Ma andiamo ancora più indietro, mi voglio far del male. Come sapete, la Sara è stata la mia amica di infanzia, ve l'ho portata anche sul canale e adesso mi ucciderà perché sto facendo un video reaction senza di lei e soprattutto la sto sputtanando anche. Vabbè, questa la dovete vedere. Ci divertivamo a fare le foto stupide. Stavamo attaccate alle finestre e ci facevamo la foto dall'altra parte in modo da avere la guancia schiacciata. Ci siamo improvvisate anche fotomodelle. Io volevo fare le foto super professional. Ci eravamo messe io e Sara nella mia cameretta ad appendere un lenzuolo. E io in questa foto tattica per farvi vedere
No, vabbè, io non c'ho parole. Quanto ero gialla, poi ero diventata un Homer Simpson, una Marge Simpson. Non lo so che cacchio era successo in questa foto. Tipo, la luce se n'era andata a fa'. Cioè, vabbè. Pantaloni a vita super bassa, che sembra che non ho l'ombelico. E questo pezzo di pancia lì così piazzato. Vabbè, perché tenevo la mano? Vabbè, lo sguardo morto. Ma il background andrebbe utilizzato anche nei video adesso di make-up. Poi c'è questa chicca. Stavo evidentemente provando a vedere che cosa si prova ad essere, non lo so, volevo essere un pavone al contrario, tipo volevo essere il culo di un pavone secondo me in questa foto. Tra l'altro non sentivo il dolore, questo va facendo una specie di sfida io e la Sara, perché avevo tutte le mollettine attaccate e lei continuava a fare tipo, ah che dolore, e io no ma non fa male, e mentre parlavo si muovevano tutte le mollettine. No, quel giorno, cioè, proprio due sceme. Ma poi con che sorriso io, tipo, sfoggio le mie mollette attaccate. Preparatevi, perché qua iniziano quelle più stupide. Qua praticamente mi ero messa lo scotch, con lo scotch soffiavo. Why? La mia mamma in questa foto sembrava Harry Potter. Questa mamma dalla nostra vicina, io giocavo un sacco con il mio vicino di casa e tutti i bambini che abitavano vicino a noi. E questa è la foto con la nostra vicina di casa e il cane della nostra. Perché abbiamo fatto una foto con la vicina e col cane? Perché? Forse per quello che mia mamma usava quegli occhiali. Era l'anno in cui era uscito il primo Harry Potter. Forse voleva entrare proprio nel mood, no? Ok, poi c'era questo quadro inquietante di mia mamma. L'autoritratto. Non c'entra niente con me, però questa foto è veramente triste. Io mi ricordo che la lasciava tipo nelle stanze. E di notte si vedeva il giallo dei capelli e la faccia, mi inquietavo tantissimo. Scusa mamma, era bellissimo. Oh, questo sono io da piccolina. Andavo tipo in prima seconda media, ero piccolina. E tenevo in braccio il mio Leo, che era il mio gatto. Il gatto si vede che vuole proprio scappare da me, si è avvinghiato sul mio braccio e diceva lasciami stare brutta stronza. Che cacchio di taglio di capelli avevo poi? E mi sorridevo, ehi il gatto. Poi ci sono un sacco di foto dei blu, perché io ero fissata con i blu. Passiamo alle foto veramente, veramente trash. Zoccoleggiando sul letto. Allora c'era sta moda, non so se guardavate anche Una mamma per amica, ma credo proprio di sì. Ai tempi c'era sta moda di mettersi i foulard a posto delle cinture e, oppure i foularini piccolini al collo. Ecco, io qua avevo utilizzato un foulard come cintura. E perché? Cioè è orribile, ma sta moda, ma che cazzo. Vabbè, bruttissima sta foto. Poi sta posa. Ehi, sono sul mio letto. Chi volevo attirare? Ken? No ragazzi, cioè avevo delle palpebre bruttissime. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Bruttissima. Il gatto era stupendo però. Ah, qua Gloria, quando la mamma mi aveva tagliato i capelli, mi sentivo tipo una diva di 20 anni. In realtà ne avevo anche qui 15 anni forse. E mi aveva fatto il taglio e la piega e il colore, e perché come sapete mia mamma è sempre stata parrucchiera, me li ha sempre fatti lei i capelli, quindi questa è la foto che documenta quel giorno quando io ero super contenta. Anche questa posa non l'ho capita, tipo per far vedere forse il ciuffo. Preparatevi a vedere la maestosità del trash, il trash in persona. Questa foto prima ve la descrivo: capello lungo, nero, abito bianco, fiori azzurro blu, gambe nude. E poi la bellezza. Pam! E ciabatte nere col gatto, i calzini rosa! Lo schifo più assurdo. Poi con la posa. Non andare via, mio amor. Guardami mentre mi scattano una foto. Già da piccola ero una poser di merda. Poi col culetto in fuori. Mi ricordo molto della foto di Mulak rivisitata. Tipo anni or sono. Almeno potevo togliermi le ciabatte e mettermi delle scarpe. Anche qui io e Sara che cercavamo di fare le modelle ogni volta, perché ci divertavamo un sacco a farci le foto col mio bellissimo LG che si apriva così, oppure con quello della 3 gigante a telefono, tipo un telecomando al posto del telefono. Io avevo un sacco di telefoni. Infatti avevo rubato le scarpe alla mia mamma. Ma notare l'outfit, cioè io praticamente avevo fatto un mix di sportivo. Anche qui ero troppo avanti, capito? Cioè, no, Kylie Jenner, levati, c'ero prima io. E lo sguardo tipo, oh mio Dio, mi stai proprio fotografando? Che cazzo stavo facendo? Qua invece ero tipo arrotolata sulla poltrona. Io non ho parole, veramente, non ho parole. Non so perché avevo fatto questo outfit, non dovevo uscire, semplicemente mi provavo i vestiti di mia madre, i tacchi di mia madre, e mi facevo le foto. Questo è l'outfit primavera-estate. Una rossa, tacchi bordeaux che non si vedono. Qua io e Sara avevamo visto la luce, nel vero senso della parola, avevamo visto la luce. C'è niente da dire, abbiamo visto la luce. E siamo illuminated. Qua, amiche forever. Che cazzo sto
Allora, in questa foto mi si vedono anche le mutande, nel vero senso della parola, perché se voi guardate bene in fondo alla gola, si vedono, cioè arriviamo fino alle mutande. Ero spaventata per finta perché Sara ho fatto tipo così con i capelli. In questo momento, cioè nel momento dello scatto, è uscito come se fosse un contorno di un pellicciotto, tipo il classico contorno del cappuccio del pellicciotto, con la lampada sempre lì piazzata perché avevamo visto la luce anche in quella foto. Allora, c'è stato un periodo in cui abbiamo scoperto il... Oddio, non mi ricordo più, Fotodraw, come cavolo si chiamava? Mi piaceva photoshoppare di merda, però mi piaceva photoshoppare. In questa foto mi ero praticamente photoshoppata tutta. Cioè, si vede palesemente che avevo la pelle super photoshoppata. La pancia non ce l'avevo così piatta, sono sicura che è photoshoppata anche quello, ma la cosa che non è photoshoppata è la faccia, ve lo assicuro, la faccia non è photoshoppata. Le tette però erano le mie, lo giuro, ho sempre avuto delle tettone. Rimanere in tema, faccio foto sul letto perché mi sento più figa, e le Adidas le portavo prima di tutti voi, con... Tra l'altro modalità emo, avevo il polsino, ok vabbè qua ciao, qua avevo il polsino nero di spugna, cinturona con le borchie, ma la faccia, ma perché avevo quella faccia che tipo sembrava che avevo visto una torta, voglio la torta. Oddio, qua quando andavano di moda le ballerine, ma Sara aveva il tocco in più, perché Sara aveva le ballerine con la punta glitterate, me le aveva prestate, io ero in fissa con quelle ballerine, tant'è che poi me le ha pure regalate. Ci eravamo scambiate, come ero vestita nella foto precedente, gli avevo dato a lei tutto quello che indossavo e io mi ero messa i suoi vestiti. Quella tra l'altro è stata la sera in cui siamo usciti con dei ragazzi che io poi avevo preso una cotta per questo ragazzo qua e poi mi ha mollato e adesso capisco anche il perché. E per adesso sono le foto che ho voluto, no vabbè ragazzi, sì, no, l'ultimo. Questo è top. Mi ero photoshoppata ma proprio alla grande. E poi sembravo tipo quel collo lunghissimo. Oh, mi ero mandata tipo indietro la spalla, perché guardate la busta e il tavolo. Il braccio, guardate quanto è stretto il braccio. Questa secondo me vince su tutto. Photoshopper professional. Questo era lo sputtanamento in live, spero vi sia piaciuto questo video, se ne volete degli altri fatemi un bel mi piace, a tanti mi piace, insomma vi farò il seguito così mi sputtano ancora di più, mi guarderete con altri occhi adesso, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!